se vogliamo, perché la Roller ha sicuramente mostrato nervosismo per lo svantaggio accumulato, fasi confuse di gioco in attacco, molta spinta per quel che riguarda la fase agonistica, però idee forse non troppo lucide, mette forse fresche Valerio Antez, che richiama in campo il numero 70 Gadaleta, che si era ben comportato nel primo tempo, ritrova quindi il rettangolo, il rinforzo nella sessione di gennaio della Roller. Invece mister Martini preferisce ancora tenere in campo Maggi, sicuramente determinante lo scontro gratuito a metà campo in situazione di palla lontana di Maggi con Capitan Vargas per una steccata tanto evidente quanto gratuita, quindi preferisce Martini tenere bassi, diciamo, i toni della gara, lasciando Maggi fuori dal rettangolo di gioco. Comunque è stato fino a questo momento, da un punto di vista sicuramente tecnico, molto fondamentale per i suoi, con le sue due reti e anche con le sue giocate. Intanto è però Inci che si è portato a questa parte, bagna l'ingresso in campo Luca Sacco con questo intervento in parata di posizione. Rispogliati adesso che vada Vargas, movimento di Gadaleta, si scontra Vargas con Denite che però evita di commettere fallo. Ancora Vargas da dietro la porta per Rispogliati, che arrivava coi tempi giusti, incrocia, commette però fallo. Se abbiamo visto bene, Simone Rondinone in area del Forte dei Marmi. Rispogliati adesso va a creare pressione su Denite in attacco. Palla che non esce dal rettangolo di gioco perché ha rimbalzato sulla balaustra. Ci mette un po' il signor Mauro a segnalare l'infrazione. Gadaleta forza la conclusione su Davide Denite. Andrea a recuperare palla e serve Barbani, che però non arriva con i tempi giusti. Buona l'iniziativa del duo d'attacco del Forte dei Marmi, pericoloso per un amen. Barbani non arriva puntuale all'impatto che avrebbe creato non pochi problemi alla difesa lucana. Vargas adesso che sceglie di giocare dietro la porta, scarica un filtrante velenoso per Simone Rondinone, non arriva però a destinazione perché Denite sta presidiando con ordine la sua area di rigore. Efficace l'azione di Andrea Denite anche per quel che riguarda la difesa. Adesso è Rispogliati che gira per Gadaleta, ancora Simone Rondinone sulla seconda, non si trova pronto alla battuta. Gadaleta era andato a tiro, per la verità non pericolosissimo, ma la palla era rimasta lì nella disponibilità delle stecche bianche del Matera. Adesso è Rispogliati dalla lunghissima distanza nel traffico, bello il rovescio, però si è perso nelle respinte della difesa del Forte. Adesso è Vargas in un 3 contro 2, viene però recuperato da Davide Denite che lo disturba, e Ninci a recuperare palla per il Forte. Passano i minuti per il Matera, hanno il tempo per il recupero per la Roller. Adesso però è Gadaleta in contrasto su Barbani, ci mette forza il 70 in maglia bianca per recuperare palla, solito agonismo di Gadaleta che disturba anche a distanza il Barbani. Viene rettificato il punto di battuta da parte di Mauro e si preparano i cancelli. Di nuovo Tognacca che prende il posto proprio di Gadaleta, esce Capitan Vargas per Gianni Antezza, viene fatto rifiatare il capitano del Matera per dare la sua disponibilità sicuramente nei minuti finali di gara. Cerca la conclusione Simone Rondinone, indeviata sull'imbeccata del compagno, sempre presente in area. Buona l'apertura per Gianni Antezza che non riesce a concludere bene a rete. Fischiato adesso falli su Ninci da parte di Rispogliati, e Davide Denite che cade in aria, ma è Mauro che chiama la simulazione ed espelle Davide Denite. Denite per la verità aveva effettuato un bel movimento in Veronica, si era liberato in aria, il direttore di gara però nella caduta ha ravvisato la simulazione. C'era stato già il primo richiamo per il numero 7 del Forte dei Marmi, si è accumulato un altro richiamo ufficiale
che ha determinato, per effetto della seconda simulazione, l'espulsione temporanea da parte del pur ottimo Davide De Nite. E quindi Martini sceglie di sostituire, no, viene fuori De Nite, quindi deve uscire un uomo piccolo conciliabo in panchina col signor Mauro. Con entrambe le panchine dovrebbe poter entrare il numero 11 Petrocchi, e quindi ci sarà comunque parità numerica per quel che riguarda gli effettivi, ma e quindi dicevamo, restano 4 contro 4 i giocatori di movimento, viene solo fatto accomodare in panca punita Davide De Nite. Ancora un confronto del signor Mauro col tavolo tecnico del cronometrista e del suo collaboratore per stabilire alcune, per stabilire la giusta conta dei richiami. Però questo era sicuramente il secondo per Davide De Nite, e per questo si è determinato l'espulsione. Infatti fa segno Mauro che è il secondo a mister Martini, era la seconda simulazione, viene richiamato ancora da parte di Martini il fatto di dover controllare, però si è concretizzata l'espulsione come dicevamo. È il giovane Simone Rondinone che proverà a battere Tahiti, gli altri giocatori stazionano nell'area presidiata adesso dal portiere, subentrato Luca Sacco, parte Simone Rondinone che sfonda la porta, terrificante il tiro del lungo Materano che buca Tahiti e fa la sua personale doppietta e accorcia il divario di svantaggio sul Forte dei Marmi. C'è una sola lunghezza ora tra la roller e il Forte, manca una vita, 9 minuti alla fine dell'incontro. Forte che staziona anche nella pericolosa situazione di 9 falli che garantirebbero un'altra conclusione di prima alla roller. Ninci adesso che gioca per Alessandro De Nite, Martini che ha in panchina Maggi, il suo capitano che aveva ben figurato finché è stato in gara, e anche Davide De Nite, ottima la sua prestazione in fase di attacco. Adesso apertura di Vargas per Simone Rondinone, Forte dei Marmi che difende, Matera che cerca di sfruttare l'onda emotiva del gol di Simone Rondinone, apertura non letta da Rispogliati da parte di Vargas, ancora Vargas a cercare gli spazi, gira per l'84 di Sarzana che va nel, spara nel mucchio, ancora Ninci a recuperare, va dal compagno Barberi, bravissimo Luca Sacco a opporsi al doppio tiro del numero 4 ospite, buono l'esordio nella gara del secondo portiere del Matera che è entrato comunque coi giri giusti nell'incontro. Gianni Antezza che tira e buca Tahiti sul primo palo, ingenuità del portiere ospite che abbandona la copertura del primo palo, Gianni Antezza lo beffa tirandogli addosso e palla che si infila tra il primo palo e il portiere ospite, Matera che riporta in equilibrio l'incontro. Situazione di 5 a 5, adesso vento in poppa per la squadra bianco-azzurra che con questo 1-2 ristabilisce la parità della gara. Sicuramente, torniamo a ripetere, la contemporanea panchina forzata per Davide De Nite e l'uscita di Maggi stanno in questo momento penalizzando la squadra di mister Martini, che ha perso qualcosa in incisività e in attacco rispettivamente, ma anche in termini di difesa. Matera invece, che adesso spinto anche dal pubblico, trova maniera di arrivare ancora a conclusione con Simone Rondinone, si moltiplicano i pericoli per la porta di Tahiti.
che viene messa sotto assedio dalle maglie bianche della Roller. Adesso è il Forte con Ninci in attacco, che gira per Petrocchi, che va da dietro a porta per Andrea De Nite, palla che balla in aria. Simone Rondinone 2 contro 1 del Matera, arma ancora il dritto tiro un'altra volta di gran potenza di Simone Rondinone, questa volta però non inquadra lo specchio, gran recupero di Vargas, parte il Matera col 3 contro 2, ancora Capitan Vargas che gira di scarico per Rispogliati, palla pericolosamente che taglia tutta l'area di Tahiti. Adesso è Vargas che sbraccia su Petrocchi e commette fallo, protesta la panchina del Forte che reclama qualcosa di più su questo, comunque fallo abbastanza evidente di Vargas. Mauro però fa solo la somma a tabellone per l'intervento del capitano della squadra materana e viene chiamato time out da parte di mister Martini, che richiama i suoi per farli rifiatare. Quindi doppia marcatura della Roller che rimette la barra della gara in equilibrio, emozioni altalenanti da una parte e dall'altra, sicuramente ingenuità sulla simulazione di Davide De Nite ha determinato una spaccatura e un restart per quel che riguarda il match. Matera che ha capitalizzato l'occasione con Simone Rondinone su tiro di prima e successivamente velenosa di Gianni Antezza, che ha beffato sul primo palo Tahiti. È partita in parità, suona la sirena che richiama in campo le due squadre, riguadagna il rettangolo Davide De Nite, ancora un po' polemico per il cartellino rimediato nell'occasione della seconda simulazione ravvisata dal direttore di gara. Situazione falli importante, 9 per il Forte Remar, 5 per la Roller, che può spendere quindi qualche fallo in più a tabellone in questo ultimo scampolo di gara. Mancano 6 minuti 38 secondi alla fine, batte quindi il Forte dei Marmi con Andrea De Nite che servirà Petrocchi, ancora Petrocchi per Davide De Nite, il 7 ospite scarica la sua rabbia con questo tiro per la verità un po' forzato, raddoppio di marcature su di lui di Simone Rondinone con Gianni Antezza, si porta i due materiali in attacco, tenta l'alza e schiaccio Gianni Antezza, ma è il 3 contro 2 adesso del Forte dei Marmi con Davide De Nite che scarica bene per Vinci in doppia battuta, Luca Sacco pulisce la sua porta, scontro adesso di Vargas con Barberi, subisce un colpo sul volto il 4 del Forte dei Marmi, ferma giustamente Mauro per verificare lo stato di salute dell'esterno toscano che rimane a terra, però ci sembra comunque assolutamente vigile. Non è Barbieri, ci siamo sbagliati, chiediamo scusa, è proprio Davide De Nite che ha subito questo colpo. Rimane in campo Davide De Nite nonostante il colpo subito. Si scaldano gli animi nel pubblico con Rispogliati che gioca per Vargas. Ovviamente non possiamo che essere, diciamo, contenti per le condizioni di Davide De Nite, bene che gli atleti comunque siano intatti per quel che riguarda gli scontri di gioco e la situazione di salute. Ritorniamo quindi sulla gara con Rispogliati che gira nel mucchio e Matera che va alla doppia deviazione, bravo Tahiti in questo momento a sbrogliare una situazione che si era fatta abbastanza complicata, bravo Rispogliati sempre dalla distanza a mettere dei tiri ficcanti che non aspettano altro che essere deviati oppure in doppia battuta di difesa e portiere di essere giocati in seconda istanza. E adesso è Andrea De Nite portato fuori dall'84 di casa, arriva però il filtrante per Davide, Luca Sacco si allunga tutto, non sappiamo se ha deviato
il tiro di Davide Denite, che aveva tutto lo specchio a disposizione, che incredibilmente, al contrario di quanto aveva fatto fino a questo momento, non è stato efficace. Buon per la roller, occasione clamorosa per il Forte dei Marmi. Adesso Rispogliati che appoggia, però Tahiti vede partire l'accompagnato dell'84 di casa e mette fuori. Denite adesso che gira per Petrocchi, ancora Andrea Denite che elude l'intervento di Tognacca e Rispogliati, adesso che rompe il blocco di Ninci, viene però visto da Mauro e arriva il decimo fallo per la roller, che andrà al tiro di prima. È stato anche intelligente Rispogliati a fiutare il blocco di Ninci, l'è andato anche un po' a cercare, diremmo, da questa, almeno come abbiamo visto da questa posizione, Mauro stava guardando proprio quel tipo di situazione e ha colto il fallo numero 10 per il Forte dei Marmi. Si ripete la situazione di sfida tra due giovanissimi della gara, vale a dire il portiere numero 35 Tahiti del Forte dei Marmi e il giovanissimo Simone Rondinone, adesso a colloquio con mister Valerio Antezza. Proverà verosimilmente la bordata di prima Simone Rondinone, che sceglie questo tipo di soluzione per concludere quando è chiamato al tiro di prima. Segno comunque di intesa di Simone Rondinone col giovane Tahiti, bello anche questo gesto prima del nuovo duello fra i due. Simone Rondinone pronto sul punto di battuta, fischia il parte con la conta il direttore di gara, fa un passo Simone Rondinone, spara a tutto braccio, respinge Tahiti, ancora Simone Rondinone che prova a infilare rasoterra, arrivano i difensori del Forte dei Marmi, vince questo duello Tahiti, quindi una punizione parata e una segnata il duello fra i due. Adesso è Vargas a incrociare, ancora Tahiti sugli scudi ad allargare gambale e braccio e a bloccare la velenosa conclusione, e adesso è invece Denite che si butta in aria. Il contrasto ci è sembrato per la verità regolare, rotola per terra ancora Denite, si guarda col direttore di gara, diciamo dubbio che potesse arrivare un'altra un altro provvedimento disciplinare, però sentiamo di dire che il contrasto era regolare. Scivola adesso Petrocchi che aggancia Gianni Antezza, fallo numero 11 del Forte dei Marmi, scivolata involontaria, c'è stato un aggancio comunque ravvisato dal direttore di gara, giusto così. E gioca Vargas adesso contro Alessandro Denite, cicca la presa Gadaleta, Tognacca che preferisce far morire il possesso e far andare a scadenza del tempo utile per uscire dalla sua metà campo, per non avventurarsi in possessi che potevano sicuramente ritorcersi anche contro. È solito Rispogliati che sradica palla dalle stecche del Forte dei Marmi, apre a tutto campo per Vargas che prova un tentativo di servizio volante per Gianni Antezza, non arriva a destinazione il passaggio, e adesso ancora Davide Denite nel traffico, recuperato Vargas che cincischia un po' nel recupero, ancora Gianni Antezza che prova a girare ancora per Capitan Vargas, c'era il tempo forse per il numero 8 materano per andare a conclusione. Un po' troppo altruismo forse da parte di Gianni Antezza, che aspettava la corrente Vargas per mettere fuori gioco l'intervento sia del difensore sia di Tahiti. Fatto sta che la palla rimane nella disponibilità del roller, ma ancora Vargas che spunta con un virtuosismo da dietro porta, alza e schiaccia che però non trova la battuta di chiusura, è riuscito il primo intervento di elusione, batte Luca Sacco e Gianni Antezza di rovescio nel traffico, c'era velo da parte di tutti i giocatori e Tahiti che non ha visto partire la palla, palla fortunatamente che per lui che finisce fuori. Adesso in ultima battuta Rispogliati per non andare in scadenza di cronometro, tira in equilibrio precario, per la verità una buona conclusione, ma la respinta di Tahiti trova il possesso adesso di Andrea Denite che elude l'intervento sia di Rispogliati che di Gianni Antezza, va nel traffico, intervento regolare di
Tognacca, ancora Tognacca a disturbare Andre Denite, recupera palla il giovane 21 della Roller, 3 contro 2, Gianni Antezza però chiama calma al suo compagno, era una situazione di inferiorità numerica per quel che riguarda l'attacco materano e quindi sceglie di giocare un'azione con più cognizione il numero 8. Gianni Antezza gira per Vargas, ultimo minuto, 45 secondi alla fine della gara, esce dai blocchi Andrea Denita a disturbare Vargas che prende vantaggio, sempre pericoloso Capitan Vargas che apre a tutto braccio per Rispogliati che serve in questo momento Tognacca, palla nel mezzo, tocca Tahiti, quindi riparte la conta di 45 secondi per l'attacco materano. Gianni Antezza adesso se la deve vedere con Davide Denite, apre per Vargas, preso in consegna da Ninci, punta Vargas, scambio corto con Gianni Antezza, la mette in mezzo Vargas sperando nel taglio del compagno che non arriva e quindi Forte dei Marmi che gestisce palla con Alessandro Andrea Denite, scambia per Ninci e Petrocchi a giocare pericolosamente, riesce a vincere il duello con Vargas, bravo Luca Sacco a pulire l'area sul passaggio proprio di Petrocchi, è salito intanto la pressione del Matera che lascia pericolosamente scoperta l'area materana e arriva Davide Denite che fa gol. Il Matera si butta a pressing a tutto campo, non trova però la misura per rompere le linee di passaggio del Forte dei Marmi, lascia scoperta l'area, tiro e ribattuta di Forte dei Marmi, aveva ribattuto Luca Sacco, è arrivato Davide Denite che ha giustiziato il Matera quando mancano soli 42 secondi alla fine della gara, la troppa voglia della Roller di andare a recuperare palla, ha giocato un brutto scherzo e si trova in questo momento in svantaggio. Petrocchi contrasta Rispogliati, adesso è Vargas che riapre per Rispogliati, serie di grappoli in area di persone, ci mette la stecca Vargas che però non inquadra la porta, ancora il Matera nel mucchio, palla che finisce in mezzo Vargas, occasionissima per il capitano del Matera che non trova la misura della conclusione, ancora Rispogliati per Vargas, si oppone Tahiti, ultimi 10 secondi alla fine, vedremo se Denite sceglierà il possesso o la conclusione, sceglie di il possesso con Andrea Denite, partita che finisce vittoria del Forte dei Marmi che cinicamente trova la vittoria, un po' ingenuo dobbiamo dire la Roller nell'ultimo minuto per la troppa voglia di recuperare palla, ha fatto saltare le marcature e ha offerto il fianco al Forte con un Davide Denite assolutamente in palla in giornata, mattatore dell'incontro e scelta anche coraggiosa di mister Martini che non ha più messo in campo il capitano Maggi, resosi comunque colpevole di un brutto episodio per una seccata gratuita su Vargas, ha scelto quindi l'allenatore del Forte di mantenere calmi gli animi in questo senso, scelta diremmo anche encomiabile da parte dell'allenatore di Forte dei Marmi, finisce quindi una gara combattuta aperta agli ultimi minuti a qualsiasi risultato, quest'oggi questa gara ha detto che il Forte dei Marmi ha prevalso sulla Roller, si chiude quindi per 6-5 in favore degli ospiti la gara qui dalla Tenso Struttura di Via dei Sanniti. Un saluto a tutti gli appassionati di FISR TV e buona continuazione di domenica.